Oggi è l'ultima giornata di concerti dell'undicesima edizione del Festival Acoustic Franciacorta e con questo si concludono anche le nostre interviste della raccolta Backstage Interviews del canale Musical TV. Il primo musicista con cui abbiamo il piacere di chiacchierare oggi è Giovanni Pelosi. Ciao Giovanni. Ciao Elisa. Musical ha già avuto l'onore di intervistarti 6 mesi fa. Ci hai raccontato della tua fantastica carriera musicale in un'intervista molto divertente. Abbiamo parlato della famiglia di musicisti in cui sei cresciuto, dei dischi di Shadows e Santo e Johnny, del passaggio al rock and roll degli anni 60 con la musica dei Beatles, una band che ti ha influenzato moltissimo e sono infatti molto numerosi e famosi i tuoi arrangiamenti della loro musica. Abbiamo parlato inoltre delle collaborazioni con Stephen Grossman, John Rayburn e Reno Brandoni e della tua discografia. Ci avevi dato qualche anticipazione sul lavoro discografico con Riccardo Zappa, Riccardo Sonzogni, Paolo Damiani e altri grandi artisti. Come si è evoluto il lavoro in questi mesi? Vuoi presentarci il disco? Sì, questo disco si chiama Heart Listener, vuol dire ascolta cuore in qualche modo, tanto che dovrà esserci una foto con la chitarra ed un fonendoscopio, uno degli attrezzi che i medici usano per ascoltare il cuore. L'idea è quella di una musica che sia più semplice possibile e che sia più diretta possibile. Tutta la musica parla al cuore, per carità, non voglio dire che la mia musica parlerà di più al cuore, ma questa parla dal mio cuore, quindi è un mio disco, questo è lo scopo. Devo dire che ho trovato una grandissima sintonia con i musicisti che hanno accettato di partecipare a questo progetto e che mi stanno stimolando anche a presentarlo dal vivo. Abbiamo fatto una prima presentazione con la collaborazione di Esther Loro, che ha cantato le canzoni che sono presenti nel brano, molto emozionata anche lei, molto emozionata di tutti. Tra l'altro abbiamo fatto una prova in una chiesa adiacente al palco dove avremmo suonato con gli strumenti in acustico assoluto e con la voce che aveva il riverbero naturale della chiesa. È stata un'emozione incredibile. Quindi niente, ora sto aspettando di finire qualche traccia, c'è qualche piccola parte da fare, anche perché non potevo rinunciare ad avere Rodolfo Maltese per partecipare a questo disco, che è un grandissimo chitarrista che ha attraversato un brutto periodo della sua salute, eccetera, e che però volevo lasciasse il suo segno in questa cosa che sta realizzando. E sicuramente lo farà adesso a settembre, spero che lo riusciamo. Ti ringrazio Giovanni anche a nome di Music Hall, è sempre un piacere parlare con te. Grazie a Music Hall. E raccomando ai nostri spettatori di leggere la vecchia intervista che avevamo fatto a Giovanni. Mi raccomando. Grazie.